Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Skyrim in cui dovremo fare diverse cose, perché nell'ultimo episodio abbiamo parlato tanto di ciò che andava fatto nel prossimo futuro e siamo arrivati alla conclusione che appunto l'utilizzo di arco e frecce potrebbero essere quanto mai utili per poter proseguire nell'avventura e soprattutto nelle quest della Confraternita Oscura. Motivo per cui, su vostro consiglio, oggi vorrei concentrarmi sul nostro ingresso nella Gilda dei Ladri, che dovrebbe darci l'opportunità di padroneggiare tante di queste abilità e di conseguenza di aumentare un po' furtività, uso dell'arco, eccetera, eccetera. Io qualcosina ho fatto, tant'è che appunto adesso vedrete l'arco nell'equipaggiamento, però appunto c'è ancora tanto, tanto da fare da questo punto di vista. Per cui mi è stato suggerito di mostrare la gemma insolita a Vex, un membro della Gilda dei Ladri, a Riften. Tuttavia, devo diventare un membro della Gilda a tutti gli effetti prima che lei sia in grado di assistermi. Per cui divento un membro a tutti gli effetti della Gilda dei Ladri, che è la cosa più ambigua di sempre, direi, come cosa. Io non ho mai fatto questa quest all'epoca di Skyrim, della mia prima run in Skyrim, per cui non mi ricordo, o meglio, non ho idea di come si faccia. Io Neanche tu sai direi che come si il fa, posto migliore Geralt. potrebbe essere Io ci proprio sono la stato taverna e per non so iniziare la cosa nostra sia. ricerca di informazioni, per cui Avete visto parliamo questa con cassa tutti. piena di liquidi I ignobili? visitatori come noi E sono rari in accettate gli questa regione insegnamenti di dell'ancella di Skyrim. Cain? No, Se non ho sta mai zitti, magari io posso andare parlato avanti. di questo. Che Ma Mara ti lei... benedica. Volevo sapere di più sul Tempio di Mara. Aggiungiamo il bianco allo splendore, visto che di questo abbiamo È poche. meraviglioso. Da dove vuoi che cominci? Mara è la dea dell'amore. Il tempio distribuisce i suoi doni prendendosi cura degli ammalati, dei poveri e dei vagabondi. Inoltre, celebriamo matrimoni fra tutte le coppie di innamorati di Skyrim. Bene. Io non ho ancora nulla da spartire con alcuna donna, per cui niente. Cavolo. Possiamo sicuramente trovare un accordo. Queste persone devono sapere del caos che hanno causato. Basta, Marmal. Abbiamo sentito Immagino tutti che del tu mi stia ritorno dei seguendo draghi. per una buona Non c'è bisogno ragione. di usarli come scusa per molestare i nostri clienti. Molto bene, Talen. Me ne Cosa andrò da vuoi in quest'antro nome di giustizia. dell'Oblivion? Non ti cacceremo, a patto che tu continui a tenere i tuoi sermoni al tempio Non ho e ci tempo per lasci le peccare chiacchiere. tutti in Che c'è? pace. Bene. Ma quanta gente c'è che chiacchiera contemporaneamente? Non ho Allora, tu nulla cosa da vuoi? spartire con te, quindi vattene. Vabbè, tu sei sulla buona strada per essere Carol mi accoltellata, ha detto poi. che ci sono posti bellissimi. Forse un giorno mi metterò in viaggio per vedere se ha ragione. Cerchi Benvenuto lavoro? nella Ho taverna bisogno di Maquil recapitare un del messaggio a Cicerone, Sibby signore. Rovonero. Se vuoi assaggiare E che genere di messaggio? Ah, dunque, recentemente ho proposto a Sibby Rovonero di acquistare Frost, uno dei migliori stalloni di Skyrim. Ha accettato di venderlo. Ho pagato in anticipo a Sibby metà del costo di Frost, ma prima della consegna Maven l'ha fatto rinchiudere. Sibby crede che questo lo esenti dal nostro accordo. Invece no. Voglio che parli a Sibby per me. Poi voglio che mi porti Frost e le carte che mostrano la sua discendenza per dimostrare il valore del cavallo. Va bene. Bravo. Non te ne pentirai. Va alla prigione di Riften e parla con Sibby. Fatti dire dove sono Frost e le carte che mostrano la sua discendenza e portameli fuori Riften. Riceverai una giusta ricompensa per i tuoi sforzi. Perché Sibia in prigione? Non ne ho idea, ma qualunque cosa abbia fatto deve aver fatto infuriare Maven. Nessuna guardia rinchiuderebbe un rovo nero senza il permesso della vecchia signora. Perché non vai a dirlo direttamente a Sibby? Non sono molto a mio agio con guardie o prigioni. Specialmente quando ci sono dei miei soci rinchiusi. No, vediamoci fuori città. Qualcosa mi Ci puzza. vediamo fuori dalla città. Comunque, allora, intanto attiviamo questa. Ed è una che potrebbe essere utile per Immagino che entrare. tu mi Poi, stia ecco, seguendo per una parlami buona ragione. della Gilda dei Ladri. Definirla una gilda è davvero ridicolo. Come possono persone pronte a pugnalarsi vicendevolmente alle spalle essere considerate parte di un'associazione? Sono i peggiori di tutti. Persino la Confraternita Oscura rispetta delle rigide regole e la tradizione. Questi ladri sono soltanto feccia. Tu cosa ne pensi? Io non penso per adesso. Veramente spero di unirmi a loro. Mi deludi. Mi aspettavo che una persona estranea a Riften vedesse le cose in modo diverso,
ma pare che la corruzione non conosca confini. Goditi la città, ti ci troverai bene. Io speravo che mi desse qualche dritta. Parliamo con lui. Benvenuto nella taverna L'Ape il Pungiglione, signore. Se vuoi assaggiare uno dei nostri liquori speciali, basta chiedere. Parlami della gira dei ladri intanto, poi penseremo a bere. Sono la feccia della società. Per colpa loro questa città è un posto così orribile dove vivere. Sarebbe più appropriato se vivessero nel Ratway insieme al resto dei rifiuti. Non credo che ci aiuterà. È un luogo disgustoso. Sono delle fogne abbandonate piene della peggior feccia immaginabile. C'è un ingresso di sotto vicino al canale, ma ti consiglio di starne alla larga. Quello è territorio della Gilda dei Ladri. Va bene, allora, potrebbe essere un altro buon indizio. Allora, io partirei con questa quest di Sibby. Posso fare qualcosa per te? Chi è? Madonna, che colpo! Ma è pazzo! Vabbè, andiamo a fare quello che dovevamo fare. Tutte quelle monete e neanche un giorno di onesto lavoro in tutta la tua vita, vero ragazzo? Ma cos'è che vuole? Scusa, puoi ripetere? Sto dicendo che hai le monete, ma non hai guadagnato neanche un settimo, onestamente. Lo so. Ma come fai a saperlo? O le mie ricchezze non sono affari tuoi? Oh, ma è qui che ti sbagli, ragazzo. La ricchezza mi riguarda, sempre. Forse ne gradiresti un assaggio? Ma che cosa vuole? Cosa hai in mente? Ho un piccolo incarico da sbrigare, ma due mani in più mi farebbero comodo. E per come lavoro io, le mani in più vengono pagate. Che devo fare? Semplice. Io creerò un diversivo e tu ruberai l'anello d'argento di Madesi da un forziere sotto il suo chiosco. Una volta preso, voglio che tu lo metta in tasca a Bran Shay senza farti scoprire. Perché in finale l'anello in tasca a Bran Shay? Qualcuno vuole toglierlo definitivamente dal giro. Non ti serve sapere altro. Cominceremo non appena mi dirai che te la senti. Ma si potrebbe provare. Come faccio tutto questo? Vuoi che ti prenda anche per mano? Sì. Dovrai andare al chiosco di Madesi e scassinare il suo forziere. Poi, una volta preso l'anello, lo metterai nella tasca di Bran Shay. Capirai. Sono pronto, cominciamo. Bene. Aspetta che crei il diversivo e poi fammi vedere che sai fare. Venite. Ma io non so dov'è Madesi, non so chi sia Madesi. Allora, momento rapido, un attimo. Ho qualcosa di incredibile da mostrarvi che richiede la vostra attenzione. Perfetto. Non spingete, c'è spazio per tutti. Certamente. Dimmi, come pensi di vendere tutto quel pesce prima che marcisca? Chi è Madesi? Non posso dirtelo. Una volta venduto. Non spingete, c'è spazio per tutti. Avevi detto la stessa cosa per l'essenza di fuoco fatuo. Allora, ho trovato il forziere di Madesi. Allora, finalmente abbiamo capito. Avevo lisciato clamorosamente tutto. Allora, lingotto di metallo, oro, anello d'argento di Madesi. Ok. E l'oro. Che non ci fa mai male. E mi prendo pure l'ametista, già che ci sto. Ma prendiamo tutto, ma cosa ci frega. Ok. Poi, devo mettere l'anello in tasca di Madesi. Di Bran Shay. Signore e signori, lasciate che vi presenti l'elisir di sangue di Falme. È una parola. Non starei mica parlando degli elfi della neve. Proprio loro, creature le... Ci deve essere un... Ecco, tipo qua. Oh, allora. No, gli ho fregato tutto. L'ho lasciato nudo, ma ho sbagliato tasto. Allora, aspettate un attimo. Rimettiamogli il vestito. Anello d'argento di Madesi. Ok. E questo l'ho fatto. Il problema è che io sono... Ho addosso i vestiti di Madesi. Cosa che non doveva accadere. Allora, vestiario. Porca miseria. Armatura ammantata. Equipaggia. Bene. E quello che ho levato, tunica di cinta. Dai, Amade. Niente, io non posso credere di essere stato beccato perché l'ho spogliato. Ma porca miseria. Vabbè, adesso ho capito il principio, ce la posso fare. Ok.
Adesso non devo sbagliare assolutamente nulla e di conseguenza. Allora, vestiario, anello di Madesi, dai. Beh, vedo che il mio tempo è scaduto. Tornate domani Bene. se volete Oh, comprare. Helga, eccoti finalmente. Fatto tutto. Allora, Pare che abbia carissimo. scelto la persona giusta per questo Senti, se ti chiedo incarico. altro, non Ed ecco il tuo pagamento, come Oh, Helga, promesso. volevo Per provare come vanno le cose qui, è un Ma sollievo che tutto sia proceduto secondo i cosa ne piani, sai? senza La barbabietola grossi intoppi. è una cosa religiosa. Cosa sta succedendo? Ah, ultimamente la mia organizzazione non naviga in buone Legionaria, acque, ma immagino sia così che funzioni. Ma non preoccuparti, hai fatto un buon lavoro. E come se non bastasse, c'è ancora molto da Ti ha già fare, fatto se visita credi di l'ufficio esserne in grado. Non sono passato. Vabbè, posso farcela. Va bene allora. No, Vediamo che sai addirittura sono fare. sorpreso. Il gruppo che rappresento ha la sua residenza nel Ratway, sotto Riften. Una taverna chiamata Caraffa Logora. Forse si Arrivaci troveranno senza insieme al morire verde. e vedremo cosa sei in grado di Ognuno fare ha ragione, speriamo davvero. continuino così. In realtà l'avrei già fatto, ma. Vabbè, io adesso devo tornare da Sibby. Compra la tua corazza da Grelkar. Devo tornare dal buon Sibby. Che è? Dov'è Sibby? In prigione. E dov'è la prigione? Eccola, ok. Ci stiamo andando ad ammanicare con la peggio gente, come si suol dire. E temo seriamente che le cose potrebbero non andare nel verso in cui speravo. Però ci facciamo un po' le ossa nei sobborghi. Vabbè, io il libro lo prenderei. Quasi quasi. No! Fermati subito, Ma in che? nome dello Jarl. Ma perché? Ma scusate, eh. Ma visto che siamo in un angolino tipo chiuso, ma se io gli dessi una coltellata? No, eh. Vediamo che succede. No, sono decisamente troppi. Ah, santo cielo. Non diceva ruba poi, non diceva minimamente ruba, l'ho letto, vabbè. Che cosa ci fai qua giù? Oh, Ho il permesso di stare qui, persuadi. ti chiedo scusa allora. Prego, procedi pure. Oh, vedi che funziona un po' di sana persuasione. Salve. Ho sentito che stanno rifondando i Dovra. Piacere. Perché questo c'ha la camera più bella di casa mia in prigione? Vabbè, Sibby. Sei qui per fissarmi o per una visita di cortesia? Mi ha mandato lui le trash. Fammi indovinare. Vuole il suo cavallo. Ebbene, credo che sarà un problema. Vedi, io non possiedo esattamente Frost. Esatto, Il cavallo che hai venduto alle trash non è tuo? vedi, Frost appartiene alla tenuta Rovonero. Di fatto, tutto quello che è della tenuta appartiene a mia madre, Maven. Il mio piano era quello di prendere il cavallo dal nostro alloggio e consegnarlo alle trash e alle scuderie. Ovviamente la cosa non è andata esattamente come avevo previsto. Ma non voglio contrariare le trash. Ascolta, ruba il cavallo, consegnalo e potrai tenere la seconda metà del pagamento. Tutti onesti, sai, scommetto che Maven mi pagherebbe di più per questa informazione, persuadi. Certo, approfittiamo del poveraccio chiuso nella cella. Va bene, posso rendere l'accordo più accettabile. Naturalmente non ho nulla qui, ma nell'alloggio c'è un nascondiglio e sono riuscito a procurarmi la chiave. Prendi. Quell'anziana donna che gestisce l'orfanotrofio è stata assassinata. Bene. Ora che ci penso, non ti ho visto forse uscire di là. No, 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 ti sbagliavi, non ero io, eh. Non ero io, fuori dall'orfanotrofio, no, no. Non ero io, arrivederci. Mamma mia, mi hanno quasi beccato. Che colpo. Anche perché sto trasportando talmente tanta roba rubata tra lingotti e cose varie che non credo sarebbe un bel momento per me se mi dovessero fermare ed arrestare. Allora, adesso io devo fare un attimino mente locale per capire esattamente dove devo andare e cosa devo fare. Per cui, armiamoci di schermata delle missioni. Allora,
Diventa un membro, lo faremo dopo, tanto ormai non è chiaro. Ruba il pedigree di Frost, facoltativo, ruba il bottino dalla casetta. Allora, a noi piacciono entrambe le cose, per cui andrei... Io sto cercando di fare missioni le più sporche possibili, ma in realtà da attirare l'attenzione di qualcuno e eventualmente farmi assumere, entrare in questa confraternita. Ah, c'è una casa in vendita. Vabbè, poi ne parleremo della casa in vendita, tanto. Ci compreremo anche quella. Piano piano. Ci faremo una casa in ogni città, a patto che ci sia, perché... Io manco lo sapevo che ci fosse una casa Riften. Stupidamente l'avevo dato per scontato che non fosse così. Che poi infatti, tra l'altro, ma quante altre case ci stanno? A parte quella di Riverwood. Allora... Stalle di Riften, immagino non sia qui. Scusate, fatemi capire un attimo. Alloggio Rovo Nero. Ah, è tutto qui, ok. Tutto chiaro. Ci si fa due passi e vediamo se... Perché, nel senso, io quasi quasi ruberei tutto il rubabile. Poi... Aia. Dov'è il lupo? L'ho perso. Bravissimo. Siamo diventati veramente dei tutologi ormai. Sappiamo fare tutto. Un po' d'arco, un po' di frecce, un po' di pugnali, un po' di magie. Dovrò prendere una posizione prima o poi, ma... Allora, da che se ti levi, dobbiamo superare la montagna, credo, sì. Ecco la meretrice bugiarda. Quel moccioso non è mio. Potrebbe essere di chiunque. A me non avrà neanche un maledetto settimo. Stai indietro. Chi è che chiacchiera? Ah, sono banditi! Carissimi! Ho giusto voglia di rubare qualcosa a qualcuno. Allora, oro re. Scudi vari delle papule tenè. Bene. È stato un piacere. Allora, arco da caccia. No, il mio è meglio. Grimaldello, idromele, oro. E le frecce me le porto via, che possono sempre servire. Che vi siete rubati di bello voi da queste parti? Oh, vedo un forziere. Mai una volta che si apre un forziere alla prima botta. Ma perché? Ok. Oro e pergamena. Paralisi di massa. Beh, questa la posso pure vendere. Non è che vi siete rubati granché, eh. Ho beccato i classici cioccolatari. Inutili. Totalmente inutili. Ma sta villetta? Sta casetta, sta villetta, come vogliamo chiamarla? Ah, eccola. La tenuta estiva di Rovo Nero. Allora. Che cavolo? È questo quello che vuoi? Ma ci conosciamo? Vabbè. Chiave dell'alloggio. Oro. Corazza a piastre, wow. Pesa l'inferno. Vabbè, possiamo darla alla nostra compagna di viaggi. E vabbè, entriamo. Tanto c'ho la chiave. Per una volta ho la chiave di qualcosa. Che, insomma, ho forzato non si sa quanta roba. Dunque, ma chi siete? Sembra che abbiamo qui un eroe. Chiave, oro. La corazza ne basta una. Tutto qui. Sto diventando abbastanza forte comunque. Pensavo di no, ma... Non è niente. Non posso batterti. Signora, arrivederci. Bene.
Allora, adesso che abbiamo ripulito, ripulito non poco direi, possiamo vedere. Allora, intanto io darei, cara Lidia, dovresti essere qui dentro. Ci siamo insieme. Non dovresti essere qui dentro. Vabbè, non dovrei essere qui dentro, d'accordo. E è tutto sotto, quindi per andare sotto di qua. Allora, documenti di Frost. Cavallo Frost, sesso stallone, colore castano chiaro. Vabbè. Poi baule semplice. Ah, santo cielo. Oro. Forse... Ah, vedi. Vabbè, tutto sto casino per 250 denari? Va bene. Mia cara Lidia. Non dovresti essere qui dentro. Va bene, è un disco... È diventata un disco rotto. Usciamo. Rubiamo il cavallo. Tanto qua di testimoni non ne abbiamo lasciati. Allora, adesso il buon lui le trash. No, di qua sbaglio completamente strada. Da che parte sta il tipo? Tanto un bel cavallo. Sono tentatissimo di fregarmelo, ma purtroppo voglio portare a termine sta missione. Che meraviglia, girare col cavallo. Nulla ti è precluso in Skyrim se hai un cavallo. Meglio di una Jeep. Allora, dovrebbe essere tipo qua. Giusto? Oh, vedi che... Carissimo. Voglio scendere. Bene. Ah, ce l'hai fatta. Devo ammettere che non credevo ne fossi capace. La tua ricompensa è senza dubbio meritata. Dunque, andrò da Maven, a meno che non esca da qui con Frost. Beh, potrebbe essere carino. Stai giocando con il fuoco. Bene, hai vinto. Prendi il cavallo e vattene. Bene. Oh, abbiamo un cavallo nuovo, evviva! Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato così semplice portarsi a casa un cavallino? Detto ciò, io però continuo a non avere accesso a niente. Dunque. Io devo fare qualche altra missione. Chi è? Ah, la volpe. Ma che cosa... Io ho bisogno di una qualche quest che mi porti all'interno della Gilda dei Ladri. Quindi trova Bnjolf alla Caraffa Logora. E... ma che cosa... No, scusate un attimo. Ah, Lidia è rimasta un attimino presa. Mancava lo Spriggan. Aiuto! Beh, il cavallo ce lo siamo riperso subito. Il cavallo sta correndo contro la volpe. Ah, il cavallo ha ucciso la volpe. Wow. Vabbè. Mio caro Frost. Andiamo verso sta struttura, questo punto di interesse, che ignoro cosa sia, ma visto che ci siamo, tanto vale vederlo. Tanto vale sbloccarlo.
Miniera della visione perduta. Vabbè, torneremo anche qua. Allora, io tornerei a questo punto a Riften. Così possiamo andare a fare sta cosa della caraffa logora e vediamo se da lì qualcosina succede. Spero. Allora, siamo nel Rathaway e ci siamo già stati poi in passato, per cui non dovrebbe essere poi così complicato arrivare al dunque, anche perché appunto qua sono tutti morti. Ho già abbastanza ripulito. Allora, intanto come posso esserti utile, Thane? La cosa che mi interessava particolarmente era dare a lei i bracciali di pelliccia. La collana me la posso... Ecco, corazza a piastre. Elmo Nord antico. Bene, mi sembra decisamente più attrezzata adesso. Quasi quasi mi sa che gli do pure lo scudo laminato. Scusate, visto che c'ha sto scudo inguardabile ancora. Come posso esserti utile, Thane? E dunque, armi. Vabbè, lo scudo laminato sotto vestiario, sì. E dai. Perfetto. Tu va avanti. Non l'ha equipaggiato, vabbè, poi ci penseremo. Allora, andiamo a incontrare il tipo. Qua avevamo già aperto il passaggio. È fatta praticamente. Non devo dimostrare niente a nessuno. Siamo già arrivati. È stata la quest più facile del mondo praticamente. Allora, basta Brynjolf. Credo che Brynjolf possa darti. Carissimo. Sono davvero colpito, ragazzo. Non credevo che ti avrei rivisto. Arrivare qui è stato facile. Affidabile e tenace, ti stai rivelando un elemento di valore. Dunque, ora che ho stuzzicato il tuo appetito con il nostro piccolo stratagemma al mercato, che ne dici di occuparti di qualche scroccone per me? Cioè? Devono una bella somma alla nostra organizzazione e hanno deciso di non pagare. Voglio che tu spieghi loro dove hanno sbagliato. Va bene, chi sono? Kirava, Bersi Mano Mialata e Helga. Comportati bene e ti prometto una posizione stabile nella nostra organizzazione. Come vuoi che gestisca la faccenda, ma tanto chi è la tipa? A dire il vero, il debito in questo caso passa in secondo piano. La cosa più importante è far capire che con noi non si scherza. Un avvertimento: non uccidere nessuno di loro. Non fa bene agli affari. Va bene. Bene, se ti servono ulteriori informazioni sui tuoi bersagli, mi troverai qui. Ora va. Va bene. Quando avrai finito, mi troverai qui. Non cacciare. Io credo che non sia la serie di quest che ci interessava, nel senso, io ho bisogno di fare cose un pochino più legate alla gilda dei ladri, cosa che al momento non sto facendo. Porca miseria. Allora, l'unica cosa che mi resta da fare è adesso uscire dal Rathaway e addentrarmi in città, perché queste missioni che stiamo facendo al momento non credo siano in alcun modo legate al nostro reale obiettivo, per cui le potremmo anche fare in un secondo momento, o peggio le potrei fare io a telecamera spenta semplicemente per fare due soldi e far proseguire un po' la storia. Che cos'era? Penso una trappola. Io sono un cretino, tra l'altro sto facendo il giro largo per uscire e sempre qua mi trovo poi, vabbè. Allora. Detto ciò, io a questo punto me l'andrei a esplorare un po' Riften, perché magari le cose sono più semplici di quanto pensassi. Visto che non mi ricordo una mazza, magari chiacchierando con qualcuno qualche collegamento riesco anche a farlo. Ah, tipo sta struttura, no? La fortezza. Vediamo chi c'è dentro. Se c'è qualcuno di utile alla causa. Io voglio migliorare in furtività.
hanno ottenuto qualche informazione a proposito di queste notizie sui draghi? Sì, mia signora. Quello spiacevole incidente a Elgen ha visto la probabile presenza di un drago, che ha ucciso diversi soldati prima di andarsene. Voglio che parli con la guardia cittadina. Assicurati che sia previsto un piano d'emergenza nel caso Riften venga attaccata. Sì, mia signora. Mi sono anche presa la libertà di preparare un carro privato per ogni evenienza. Bene, se Riften dovesse cadere, è giusto che la sua guida sia risparmiata. Ti do il benvenuto alla fortezza di Mistvale. Sono il sovrintendente dello Jarl Laila, Anuriel. Salve. Benvenuto a Riften, viaggiatore. Spero che la strada ti sia stata amica. Parlami della gilda dei ladri. Siamo tutti ansiosi di vederla finire davanti alla giustizia. Ma Venrovo Nero mi ha assicurato che avranno ciò che meritano. Lei è una delle persone più influenti della città e ha deciso di seguire personalmente la faccenda fino a farli incarcerare. Purtroppo non è facile riuscirci, ma sono sicura che Maven non si arrenderà fino a quando questa città non sarà completamente ripulita. Bene, qual è il tuo atteggiamento riguardo la guerra? Anche se credo che la causa di Ulfric sia giusta, io temo per gli abitanti del Rift. Come possono vivere ora? Già si trovano in condizioni miserevoli e nuove nuvole si vanno addensando all'orizzonte. Il mio pensiero va a tutti loro. Se solo i nostri forzieri fossero più capienti, potrei proteggerli come se fossero la mia famiglia. Vabbè, che mi dici di Ulfric? Con il sostegno dei Manto della Tempesta, Ulfric è intenzionato a scacciare le forze imperiali da Skyrim, annullando il nostro impegno con il Concordato Oro Bianco. In molti sono morti combattendo per la sua causa. Temo che verrà versato ancora molto sangue negli anni a venire. Cos'è il Concordato Oro Bianco? Immagino che tu sappia tutto della grande guerra fra gli imperiali e gli elfi, coloro che si definivano Regno degli Aldmeri. Quando le ostilità sono cessate, è stato firmato il Concordato Oro Bianco, un trattato che avrebbe dovuto garantire la pace entro i confini dell'impero. Uno dei termini del trattato era la proibizione dell'adorazione di Talos. Per i Manto della Tempesta, quello è stato il momento in cui l'impero ha perso il diritto a ottenere la fiducia di ogni vero Nord. Vabbè, dopo questa lezione di storia... Ti do il benvenuto alla fortezza di Mistvale. Sono il sovrintendente dello Jarl. Sì, ci parli della gilda. Ho bisogno di indizi su come entrare in questa dannata gilda. Definirli una gilda è un'esagerazione. Molto meglio marmaglia disorganizzata. Anzi, non li considererei nemmeno una minaccia. No, le nostre risorse dovrebbero essere impiegate nei preparativi per un'invasione. Vabbè, siete tutti completamente inutili alla mia causa. Lei chi è? Perdona la confusione, ma sono nel mezzo di qualche esperimento delicato. Perché sei così preoccupata? C'è qualcuno interessato veramente a quel che faccio? Chi l'avrebbe detto? Bene, lascia che ti spieghi. Il mio esperimento riguarda un costrutto magico e un reagente che consentirebbe al primo di mantenere un campo energetico armonico e permanente. Non ho capito niente. Non è necessario, perché è una totale assurdità. Non funzionerà mai. No, no, no. Ciò che devo fare è proprio l'opposto. Infondere il reagente di energia armonica e applicarlo all'incantamento corretto. A cosa diavolo pensavo? Non avrebbe mai funzionato con il primo metodo. Che aspettavi a dirmelo? Che ne dici di usare i calibri? Dei calibri? Ma è assolutamente ridicolo. Forse tempo fa, quando ogni famiglia di Tamriel ne possedeva uno, ma ora non è più così. Fermi tutti, mi hai dato un'idea brillante. Proprio come i calibri fissano i materiali sul posto, un sifone dell'anima potrebbe fare lo stesso con i campi. Geniale! E sono sicura che avrai già escogitato un sistema per prevenire un collasso dimensionale completo, giusto? Certo, stamattina a colazione. Ingerire una gemma dell'anima? Hai perso completamente il senno? Ingerire una gemma dell'anima. Si tratta probabilmente della soluzione più brillante e inaspettata che sento da molto tempo. Risolve tutti i miei problemi e stabilizza il campo. Ora mi serve solo... Aspetta, di cosa parlavamo? Vabbè, è pazza. Addio! Va bene.
Addio, addio, tutti, siete tutti completamente pazzi qui dentro. Tutti completamente pazzi. Ma chi è? È tutto a posto. Ma che cosa? Ah, un ladro così. Vabbè. Non ho mai visto Mjol così turbata. La città non fa per lei. Oh, sei... Parlami della famiglia Rovonero. Maven Rovonero, la matriarca della famiglia, rappresenta tutti i problemi di questa città. Ha corrotto moltissimi funzionari, ha parecchi amici nella città imperiale e non ha paura a farsi vedere insieme alla Gilda dei Ladri. Ho fatto di tutto per proteggere i cittadini di Riften dalla sua famiglia, ma non è servito a nulla. Io a lei devo arrivare. Quali sono gli altri componenti della famiglia? Ebbene, c'è Ingun Rovonero, la figlia di Maven. Strana ragazza. Passa molto tempo dagli Elisir di Elgrim a lavorare sui suoi composti alchemici. Poi c'è Emming, il figlio di Maven. Un moccioso viziato, erede dell'impero. Fa tutto quello che lei dice, come se fosse il suo cagnolino. E per finire c'è Sibby, il peggiore di tutti. In questo momento è detenuto per omicidio nella prigione di Riften. Vabbè. Non ti avvicinare a me e dimenticherò questa nostra discussione. Ma che cosa vuole? Vabbè, io credo di dover andare a riscuotere, per cui lo scampo pignorato. Ho paura di scoprire cosa si cela al suo interno. Drifa. Mio marito Bersi mi fa patire. Trascorre troppo tempo preoccupandosi per Riften, tanto da trascurare se stesso. Ah, lui è quello che deve i soldi al tizio. Cosa oggi? Allora, ho un messaggio da parte di Brynjolf. Che cosa? Oh, siete voi. Dunque ormai Brynjolf non si scomoda neanche più a venire di persona, eh? Di che messaggio si tratta? Brynjolf? Credo che tu sappia cos'è questo, questo cosa. Vuoi estorcermi quel poco che guadagno e non sai neanche proteggere te stesso? Ridicolo. Siamo in grado di difenderci da soli, fidati. Non crederci troppo. È solo questione di tempo prima che vi caccino da Riften. Dunque, credo che tu debba chiudere il becco, Rissa. Te ne farò pentire. Cora! Colpiscilo! Non uscirai. Ah, gli devo menare? Ma perché? Qualcuno! Ma perché sta degenerando in questo modo la cosa? Non posso batterti! Non posso batterti! Ma perché? Ma perché è degenerato in questo modo? Fermati subito, in nome dello Jarl. Preferirei morire piuttosto che finire in prigione. Sì, possiamo prendere delle armi adesso? Cioè, veramente, la cosa sta un attimino prendendo una piega pessima qui dentro. Tutto qui! Devo far pezzi sta guardia, così nascondiamo tutto e annulliamo la taglia, eh. T'azzardà a uscire da qua, eh. Mamma mia, stavo per morire tantissimo. Ok. Perché non è andata via la taglia? Perché non è andata via la taglia? Perché? Ma perché? Io adesso se esco c'è il delirio. Niente, devo ricaricare. Ora. Colpiscilo. Non uscirai vivo da qua. No, fargliela passare liscia. Basta che non si accollano le guardie adesso. Quanto ci vuole? Ok. Pietà, basta. Pagherò, pagherò. Ecco. Bene. Oh, vedi che con la calma
E con la vasellina, si suol dire, l'elefante fece qualcosa di molto interessante alla farfallina, è un famoso detto. Ce l'abbiamo fatta, ci è voluto veramente l'inferno come quantità di tentativi, ma alla fine ne siamo usciti, evviva evviva. Allora, a sto punto io direi che la riscossione degli altri due debiti la posticiperei eventualmente alla prossima volta, anche perché voglio un attimino rendermi conto di cosa effettivamente va fatto per entrare in questa dannata gilda dei ladri, che sembra molto più complicato di quanto ricordassi. Questo perché è morto? Il tizio che stava discutendo quando siamo arrivati? Vabbè. Niente ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi invito a farmi sapere se avete dritte particolari su come procedere. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.